Questa è una supposizione perché sembrerebbe un comignolo nascosto. In realtà potrebbe non essere un comignolo. Ci sono delle case disabitate lì. Potrebbe uscire dalla finestra di qualche casa, disabitata da tantissimi anni, da 50 anni, 60. E non credo che un comignolo possa fare tutto quello. Probabilmente esce dall'interno di qualche casa questo, o di qualche baracca dove stanno gli animali, non lo so, i porcine, da qualche porcine. No? Io un quarto d'ora l'ho lasciato perdere, no? Che stava insieme a questo qua giù. Un quarto d'ora, 20 minuti, giusto per fermarlo. E lì continuava, ma non, era buco. Ho detto sarà un comignolo, ce ne stanno tanti là di casa. Mi sembra strano che questa possa essere una stufa o un camino. A sto punto, devo rivedere le mie idee. A meno che non c'è qualche incendio, ecco, di bruciare qualche casa. Se una stufa va in questo modo, va subito sequestrata e è chiusa. Ah, le fiamme ci sono adesso. Si sarà bruciato qualche camino, io non so, non so se ho inquadrato le fiamme perché non stavo vedendo sul mirino. Sono salite su delle fiamme. Ecco, altre, ne sono risalite. Era qualche comignolo, no? Sono salite su delle fiamme. Ecco, altre, ne sono risalite. Era qualche comignolo, no? È stato un bene che ho ripreso, non volevo riprendere. Perché potrebbe essere un incendio, ecco, di qualche abitazione. Penso che almeno una volta sono state inquadrate le fiamme, eh? La prima non lo so perché non guardavo sul mirino, sul display. È la mattina di Pasqua questa. Adesso sono le 10:35. Insomma, è un'anomalia, ecco, qualcosa è successo.